Hello people, this is my morning face and we're about to hop on a train and head to Pisa. Let's do this. Irene from the future here, you might want to turn on the subtitles because I'm going to speak Italian in this video, so go ahead and do that now. Pisa è un'affascinante cittadina della campagna toscana. Sì, la stessa regione dove è nato il nostro sommo poeta Dante Alighieri. Un bravo ragazzo a dir la verità, ma un po' debole e fragile. Non avrà mai l'amore della sua vita e... No, non vi spiegherò il motivo. Era l'anima della festa. Pisa si trova più vicino al mare rispetto a Firenze, cioè dove è nato Dante, e faceva parte delle quattro antiche repubbliche marinare, cioè Genova, Pisa, Amalfi e Venezia. Oltre che per la torre, e sì, intendo la torre storta per eccellenza, è una città famosa anche per le sue università, tre tra le più importanti d'Europa. Accanto alla torre abbiamo la Cattedrale di Santa Maria Assunta, altrimenti detta Duomo di Pisa, abbiamo il Battistero e abbiamo il Camposanto. Sono tutti più o meno costruiti in epoche diverse e hanno stili leggermente diversi, ma sono tutti situati nella cosiddetta Piazza dei Miracoli. Quando ero lì mi è venuto spontaneo chiedermi perché quel posto si chiamasse così e se alcuni miracoli fossero effettivamente avvenuti in quel luogo. Ma no. No. Con miracoli ci si riferiva agli edifici stessi, alla loro bellezza architettonica. Il primo a chiamarli così fu Gabriele D'Annunzio nel 1910 e da allora gli è rimasto quel nome. Quindi quei miracoli di cui tanto mi chiedevo ce li avevo davanti. La città è attraversata dallo stesso fiume che attraversa Firenze, cioè l'Arno, e durante il tardo pomeriggio e la sera è molto facile trovarvi giovani che stanno lì seduti, socializzano, fanno aperitivo. E il dialetto, o il vernacolo se vogliamo essere più precisi, in quanto dista molto poco dallo standard. Come? Come tutti voi saprete, l'Italia ha un'incredibile varietà linguistica e di dialetti. Quello toscano, o più precisamente fiorentino, quello che userà Dante nella sua Divina Commedia, è la base dell'italiano standard attuale. Il pisano è molto simile adesso. Perciò viene percepito di più come un accento rispetto a un dialetto. L'accento toscano a cui noi pensiamo è solitamente caratterizzato dall'aspirazione della C, dove la C diventa più una H. Il modo migliore per ascoltarlo, senza dubbio alcuno, è quello di girare per le strade, entrare nelle chiese, fermarsi davanti ai ristoranti, e questo è quello che ho fatto. Purtroppo non sono riuscita a registrarlo e per questo vi chiedo scusa, ma almeno potrete vedere un po' come sono i posti. Thank you.
So this is it for today's video, guys. I really hope that you enjoyed it. If you did, please leave a like, let me know, it's really important for me, and subscribe for more videos like this. If you enjoy this kind of content, you might also like my Instagram, so I guess I'll see you there. Thank you so much for watching, and I'll see you very soon.